Non ho avuto i tanti fondi caduti a pioggia sul comune a causa pandemia, come si è verificato negli ultimi anni. E anche per questo sei stato baciato dal cielo. Forse non lo sapevate, alcune zone di Pedina, e per essere più preciso, in pieno centro abitato, e le zone coinvolte le conoscete bene, poiché afferiscono direttamente a persone della vostra compagine. Erano ancora sprovviste di rete fognaria. Grazie al mio intervento, dico mio intervento, ma bisogna ringraziare pure gli altri componenti all'epoca della mia amministrazione, che oggi non stanno qua, è stata completata la rete fognaria per tutto il paese. E per essere ancora più preciso, sono state create ex novo delle reti fognarie in via Giardinetti, via Cavour, località Costa, oltre alla sistemazione del collettore principale che adduzione all'impianto di depurazione. Poi sono stati effettuati interventi di messa in sicurezza dell'edificio scolastico. Sono stati progettati ed eseguiti altri due interventi relativi ai percorsi Sentiero Santo Spirito, Santa Maria, Mulino e Fontana Vecchia. Un ulteriore intervento è stato quello della riqualificazione e rifunzionalizzazione dell'acquadotto comunale, sia sulle linee principali che quelle secondarie. L'intervento all'interno del serbatoio per renderlo più funzionale e più tecnologico e per rendere l'acqua più potabile attraverso il controllo automatizzato di alcune strumentazioni. Il nuovo acquedotto ha eliminato i problemi di carenza idrica durante i mesi critici. Grazie a questo intervento il comune ha beneficiato di un famoso trattore multifunzionale, considerato inutile nella scorsa campagna elettorale, ma poi si è trasformato utile e indispensabile. Chi lo sa come mai? Inoltre, dato che vi prodigate tanto per la località Massa e per la zona VIP, vi voglio ricordare che è stato sempre durante la mia legislatura che sono stati venduti 11 lotti su 13 dell'intera della VIP, lotti pagati per intero, non al 50% come l'avete venduti voi. Sempre per rispolvere alla memoria e durante il mio mandato che sono stati avviati gli interventi necessari per lo sviluppo di tale area. Ancora, e sempre alla località Massa, sono stato io a progettare e a realizzare l'impianto di depurazione funzionante per tale area e sono stato sempre io a predisporre una progettazione di riqualificazione e completamento sia della zona PIP che del borgo rurale Massa, che comprendeva anche il ripristino dell'acquedotto. Voglio ricordarvi che tale progettazione esecutiva è stata approvata in un piano di finanziamento regionale a scorrimento ed è in attesa di finanziamento. Invece di prodigarvi in taglio di rovi all'interno dei valloni, potevate concentrarvi su tale intervento, ma no, perché l'avevo fatto io, giustamente. Ora promettete di impegnarvi per il borgo rurale Massa. Perché non l'avete fatto prima? È ovvio, erano più importanti i valloni. Mio caro Mimmo, e permettimi il caro, che di caro non c'è niente. Il saper campare va al di là della conoscenza e dell'esposizione. Il campare come l'umiltà e la generosità è un dono che non tutti si possono permettere.
e tu ne sei privo. Posso essere anche schettino, ma io non ho lasciato morire nessuno dei miei naufraghi, anzi ho accolto pure i tuoi, stanchi della tua prepotenza e arroganza. Io non sono stato presente come minoranza, ma il tuo operare non l'ho perso mai di vista, mai. Un operare corrotto, davvero despota e senza arte né parte. Certo che io chiedo scusa ai miei 373 elettori, come l'ho già fatto. Non devi dirmelo certamente tu, ma devi chiedere scusa anche tu e soprattutto tu a tutti noi petinesi per il modo in cui ti sei comportato tenendo Petina divisa e facendo sentire petinesi e non facendo sentire petinesi a chi non ti portava utile, a chi non ti portava utile. Io mi auguro che il tuo modo di fare non sia un insegnamento per i nostri giovani che hanno bisogno di concretezza e non di apparenza. Miei cari giovani, mi rivolgo soprattutto a voi, non vi fate buttare sabbia negli occhi, teneteli aperti il più possibile e non accettate compromessi facili, che di facile nella vita non c'è niente. Tutto ciò che si raggiunge bisogna sudarselo. Io non sono contro di voi come si vuol far credere. Le vostre idee, il vostro futuro mi sta a cuore, come mi sta a cuore Petina, il nostro paese dove viviamo tutti noi. Nel tuo bel parlare hai evidenziato due grandi questioni. Non sono stato capace di spendere i fondi regionali già presenti nelle casse comunali. Ho lasciato il comune pieno di debiti. Allora ti chiedo, nella mia semplicità, ho lasciato il comune pieno di debiti o non ho saputo spendere i soldi già presenti nelle casse comunali? Mio caro luminare dell'economia, fai pace col cervello e cerca di farmi capire invece come hai potuto utilizzare tu i fondi della 219, visto che sono fondi vincolati. Qualche bacchetta magica, beato te, sei fortunato. E poi, grazie a quei fondi che io non ho saputo spendere, già presenti nelle casse comunali, e al mio saper fare i conti sulle dita da buon padre di famiglia, ti ho permesso di fare quello che hai fatto. Ma poi, sostanzialmente, tra me e te, ma che hai fatto? Mi hai accusato che i consigli comunali venivano fatti alle 10 del mattino, perché, e questo mi fa ridere, non volevo che nessuno vi partecipasse, mi mettevo vergogna. Ma cosa pensi che stiamo al teatro? Ah già, comunque sei un ottimo attore, dimmi. Non ho capito. I consigli comunali erano convocati di comune accordo con la minoranza, tenendo conto degli impegni di tutti. Altro come hai fatto tu in questi ultimi 5 anni. La minoranza non l'ha proprio considerato. Zero rispetto. Ma una cosa è certa però. E tutti, dico tutti, lo possono confermare. La mia presenza, a differenza di quello che ritieni tu, era sempre costante. Il comune era sempre pieno di gente. E non come adesso vuoto, perché magari si prediligono i tavolini del bar. E poi, io non mi sono mai permesso di ricevere i miei compaesani, che vanno onorati, per appuntamento il lunedì e il giovedì, mai! Perché grazie a loro se mettiamo piede nelle case comunali. Mi hai accusato di non essere presenti alle manifestazioni delle leggi scolastiche.
ma ti sei dimenticato di dire una cosa importante, che mentre per vanità ti pavoneggiavi alle recite, ma non ti sei mai accorto che cadevano i lampadari e rischiavano la vita dei nostri bambini? E mi fermo qui, ma una sola cosa voglio dire a chi è abituato a stare seduto sui piscioli. Potesse essere pure vero che lo vado a spingere la coppa al piano, allo destro. Ma piano nella sala ha letto, no? E poi voglio ricordare una cosa, qua lavoriamo tutti, lavoriamo, e tutti abbiamo rispetto del lavoro degli altri. E con questo chiudo la parentesi della mala politica loro. Durante questi 5 anni di assenza dalla vita politica ho rafforzato la convinzione che la politica, che oggi viene molto equivocata, strumentalizzata, beffata, sporcata, è invece il servizio maggiormente necessario per vivere civile e democratico, e che l'unico modo per creare l'antidoto della cattiva politica non è l'antipolitica o il disimpegno sociale, ma una politica buona che sappia guardare lontano e valuto la cosa è veramente utile per la crescita della comunità. Quindi mi sono rimesso in gioco perché bisogna intervenire nella vita sociale del nostro paese, portandovi il contributo di idee nuove e a volte anche capaci di spezzare sistemi sbagliati che trasformano il fine, cioè il bene comune del paese stesso, in un mezzo per i propri piccoli e lucrosi interessi. Io dalla vita politica non mi aspetto nulla per quanto mi riguarda per il mio domani, in quanto io sono libero da ogni possibile condizionamento o interesse, così come il mio gruppo di persone dedite al lavoro, disinteressate, umili e trasparenti, con un unico obiettivo, il bene di Pechino. La lista unita per Pechino è formata di pari numero di uomini e donne, perché la mano che fa dondolare la culla è la mano che regge il mondo. Le donne, forti, intraprendenti, instancabili, hanno un'influenza sul modo in cui il mondo funziona o si sviluppa e non sono certo da meno rispetto a noi uomini. Le mie candidate hanno accettato di buon grado di condividere questa esperienza, e dico esperienza, perché nessuno nasce imparato e non sono servite minacce, incoraggiamenti, promesse, nemmeno quel mazzolino di fiori, caro sindaco. Gli uomini sono grandi lavoratori, come tutti sapete. Alcuni di loro erano già presenti 5 anni fa, altri si sono affacciati per la prima volta alla vita politica, con l'unico obiettivo capovolgere nel verso giusto la situazione in cui stiamo vivendo. E io li ringrazio perché grazie a loro mi sono messo nuovamente in gioco. Ringrazio Raffaella, Peppino, Nicola, Pasquale, Anna Maria, Paola, Michele, Loris, Francesca e Lucia. Grazie. Per le progettazioni future, anche se accusato di non averne, sicuramente interverrò ancora sulla rete idrica comunale al fine di assicurare l'acqua potabile anche a chi abita nelle zone rurali del paese. Ho intenzione di realizzare un nuovo serbatoio di accumulo solo per, esclusivamente per garantire l'acqua a chi abita sulla strada Pechino Polla, Cesena e Parole. È un nuovo serbatoio più grande alla località Massa. Un ulteriore intervento lo predisporrò per il ripristino della messa in sicurezza in funzione del campo sportivo, che durante la mia precedente legislatura veniva utilizzato per giocare a calcio, campionato interregionale Over 35. E tu lo sai perché partecipavi pure tu.
E oggi invece il campo sportivo lo usiamo come parcheggio per andare a vedere le stelle o per far girare i camion interessati alla posa della prima pietra per la strada Sisignano-Pedrino. E voglio precisare una cosa. Quest'opera è stata finanziata con l'impegno del comune di Sisignano e non per merito del comune di Pedina. Non venitene con la giustificazione che il progetto è di Pedina perché Pedina è il comune capofila, poiché sono i stratagemmi di natura politica che hanno dato questa titolarità e lo sappiamo. Ma i meriti spettano soprattutto al comune di Sisignano. Tanto è vero che il progetto da Pedina che avete presentato fu bocciato, perché presentato come studio di fattibilità e non come progetto esecutivo e senza interesse vostro. Anzi, in consiglio comunale ti fecero una domanda i consiglieri di minoranza. La tua risposta fu: erano briciole. Non serviva asfaltare solo la strada, si doveva fare tutto. Se per te 2 milioni di euro sono briciole, però te la sei giocata in politica, però non sono briciole. E come altri finanziamenti che spacciate come i vostri, ma di vostro non c'è niente. Ulteriori interventi saranno mirati ad un effettivo completamento dell'asilo nido e non un intervento parziale fatto per beneficiare qualche impresa locale senza renderla funzionante. L'idea è quella di farlo diventare un polo ambulatorio e un centro di fisioterapia, creando così anche posti di lavoro. Ma dove? Noi ci impegneremo a una trasformazione degli immobili appartenenti al comune in strutture ricettive o scuole private, visto anche il buon funzionamento della scuola privata che da molti di voi criticano e che porta delle casse comunali circa 15.000 euro all'anno. I soldi che potrebbero entrare nelle casse comunali farebbero sicuramente comodo a tutti noi. Interventi simili saranno realizzati per l'asilo e la scuola in località Massa. Sì, qua sono d'accordo almeno di una cosa con voi. Il borgo rurale Massa nei prossimi 5 anni sarà oggetto di tantissimi interventi, in quanto dovrà diventare il volano del nostro paese. Ecco perché abbiamo puntato anche ad una fermata per le lunghe tratte. Importanza al turismo e tutto ciò che è possibile progettare e realizzare per promuoverlo, dare valore alle nostre Dolomiti, con strutture per il campeggio, nascere di maneggi e tant'altro. Importanza alle associazioni Forum, Prologo, Gruppo Folk, che spero che continuino il loro ottimo lavoro. Importanza alla tutela ambientale, con la realizzazione di un centro di compostaggio e una ricerca per accertare la salubrità delle nostre acque, dell'aria e del suolo. Infine, e non per importanza, valorizzare le nostre eccellenze, le fragoline e le castagne, che devono diventare il fiore all'occhiello della nostra economia. Questi sono piccoli assaggi delle nostre idee basate su progetti facilmente realizzabili. Non si può promettere mari e mondi, se non si può, si parte dalle cose più semplici. Bisogna creare un terreno fertile per i nostri figli, evitando che abbandonino la nostra terra per orizzonti lontani più promettenti. Pedina è ricca se solo riuscissimo a far emergere il suo potenziale. E concludo con una frase di Iro Montanelli. Alcune battaglie vanno combattute perché giuste e nella speranza di vincerle. E vi aggiungo, non per forma di rivincita. Cari compaesani, mi sono dilungato un po' e non posso altro che chiedervi di votare e fare votare la lista numero 2, Uniti per Pedina. Adesso passo la parola a Paola Carrera, grazie. Grazie.
Buonasera a tutti. Innanzitutto vi ringrazio di essere qui presenti questa sera e vi chiedo scusa in anticipo per l'emozione e per la mia probabile voce tremante. In qualità di nuovo membro dell'equipaggio del vostro tanto nominato Schettino, con grande piacere vi presento la mia candidatura alla carica di consigliere comunale. Molti di voi mi hanno vista crescere, con altri sono cresciuta. Fino a qualche tempo fa non avrei mai immaginato di poter essere qui, su questo palco, a proporvi la mia candidatura. Eppure tantissime cose sono cambiate. Sono onorata della fiducia concessami, considerando la mia inesperienza politica. Ma vi assicuro che da persona determinata, caparbia e precisa quale sono, saprò farmi valere. Perché ascoltate bene, se siamo qui, se abbiamo deciso di essere qui, è solo per un obiettivo comune, il bene del paese. Il bene di tutti. Quindi viene da dire una frase di De Gaulle, del generale De Gaulle: la politica è una cosa troppo seria per lasciarla in mano ai politici. Ed è giusto. Perché siamo noi gente comune a conoscere i problemi del paese, a conoscere i problemi che ci circondano. Dunque siamo noi a potervi porre rimedio. Ed è per questo che oggi sono qui, proprio in qualità di persona comune, stanca di questa ipocrisia e finto perbenismo, ma che ha ben presente le problematiche del paese. Non amo i paroloni, né le false promesse. Perché le parole troveranno certezze, troveranno credito quando i fatti daranno certezze. Non serve promettere la luna per poi trovarsi solo con un grammo al contento. Non sono qui di fatti a fare promesse e in particolar modo a promettere lavoro a nessuno. Io sono la prima a non averne uno stabile. Condivido in pieno le parole dette da Gianni, ovvero niente ci è regalato senza fare sacrifici. Ed è proprio perché niente ci viene regalato, non dobbiamo accontentarci né farci ingannare da promesse precarie che subiscono soltanto la nostra. Non dobbiamo farci ingannare da promesse precarie che subiscono soltanto la nostra persona. E non dobbiamo svendere la nostra dignità, ma scacciare il fuoco che viene dallo sguardo ai nostri occhi, in modo da poter osservare bene e migliorare la realtà che ci circonda. Forse sembrerò troppo dura, ma sono così, chi è questo ingenuo? Non so questo dove mi porterà e se mi potrà essere d'aiuto. Sono giovane e come tale mi dispiace assistere ad un crescente degrado di quella che è la nostra casa, il nostro porto sicuro. Ed è per questo che l'unica cosa che posso promettere è di mettere tutta me stessa al servizio della comunità, di diventare un punto di riferimento. Facendo del mio meglio, ritorni ad essere un angolo di paradiso per noi e per le generazioni future, ma anche per quei turisti che ancora oggi lodano lo splendore di Petila di un tempo. Per fare ciò abbiamo bisogno di una guida presente e disponibile e di un'ottima squadra compatta che mira allo stesso obiettivo, senza secondi fini, senza interessi personali. E posso dire che nonostante le vostre dicerie, alcune dicerie, noi lo siamo e si vede anche dal nostro programma tanto accusato. Infatti molte idee sono state proposte contemporaneamente da più candidati. Ciò ha un solo significato. Abbiamo a cuore gli stessi obiettivi per Petila. Brava. Detto questo, non intendo dilungarmi. Ora vi chiederete o vi sarete chiesti perché dovreste darmi la vostra fiducia, perché dovreste votarmi e appoggiare Uniti per Petila. Semplicemente perché sono una persona empatica, alla quale stanno a cuore le necessità e i problemi di Petila, delle persone, dell'intera comunità. Gli stessi problemi che affronto con la mia famiglia quotidianamente, ma soprattutto perché ritengo di essere una donna che sappia ascoltare. E ricordiamoci che le parole acquistano un valore quando ci sono buone orecchie che ascoltano. Diventano portavoce per valorizzare le necessità di ognuno. Per questo dico votatemi, votate e fate votare Uniti per Petila, lista numero 2. Brava. Cedo la parola a Pasquale. Buonasera compaesani. Il mio nome l'avete letto, ha scritto sulle liste dei candidati, ma lo ribadisco nuovamente, dato che ho amici che alle scorse elezioni, presi dall'emozione, hanno dimenticato il mio cognome, che con orgoglio porto da quando sono nato, cioè Marchese.
Ho sempre pensato che la politica fosse collaborazione a fine unico comunitario. Non infangando chi sta di fronte, ma confrontandoci per il bene del paese. Voi, che tanto ci accusate di fare politica minatoria, pensate quando io sia minaccioso che ha consentito ad un mio stretto collaboratore di candidarsi con voi nella lista romana. Ma come diceva mio nonno Luigi, fa male pensaci, va bene scordati. Nella vita non mi è mai stato regalato niente, ho sempre guadagnato con stenti, sacrificio, onestà e rispetto. Quello che ho costruito fino ad oggi. Con determinazione ho passato nottate intere su strade in solitaria, sotto la pioggia, sotto la neve e il sole cocente, dove, ahimè, non avevo sedute al fresco con la vista sul nostro amato figlioletto, che tanto amo osservare al mio ritorno. Carissimi ragazze e ragazzi, il frutto della mia presentazione è che io il lavoro non l'ho creato con chiacchiere e promesse, ma con fatti concreti, dignità e trasparenza. Difatti, sulle mie spalle ho la responsabilità delle numerose famiglie dei miei collaboratori, nonché vostri compaesani. Con serietà e dedizione mi aiutano a portare avanti un'impresa dove si vivono successi e sconfitte, delle quali io mi faccio carico, senza sentire bisogno di diffamare i miei avversari. Ed è così anche nei rapporti che ho con le persone. Non vi nego che agli inizi ho ricevuto numerose offerte da altri comuni per poter costruire dalle fondamenta quello che è stato il mio sogno condiviso con mio fratello e mia sorella. Ma nonostante ciò, con orgoglio abbiamo deciso di rimanere dove siamo nati, nel nostro paese. Molti di voi non sanno che io da petinese ho pagato i lotti con soldi veri o bonifici veri, come preferite, diretti alle casse comunali, quelli che i forestieri hanno pagato a metà prezzo, dimezzandone il loro valore, ai quali, udite udite, manca ancora acqua potabile e luce pubblica. Ma la buona persona quale sono? Non sono andato in giro facendo voce grossa, nonostante i pagamenti irregolari. Io ancora attendo. E tutto questo potete trovarlo sul comune. Ma state attenti però, perché tra tavoli, feste private e bottiglie potreste inciampare prima di accedervi. L'amore per il nostro territorio l'ho dimostrato con soldi veri, sacrificio, sedute scomode e soprattutto tanta responsabilità, la quale non mi ha reso aspro e rispettoso, ma disponibile per chiunque avesse necessità. Ho sentito con disgusto, e ripeto, disgusto, persone che sono padri, sparlare di altri padri con aggettivi diffamatori e paragoni
che non hanno motivo di essere in una pubblica piazza. Personalmente mi sono sempre schierato per chi nutre, rispetto per il prossimo, senza sentire il bisogno di pronunciare nomignoli fini a se stessi, e senza logica. Ma a volte capisco che ruoli importanti sono invece rivestite da persone piccole. Ecco perché la mia forza non sono l'apparire o elogiare quello che sono o ciò che faccio, ma l'umiltà per crescere insieme sullo stesso piano, alla pari, senza né gradini e né piescioli, ma uniti per pedina. Dimostrazione importante, anche se privata, a disposizione di tutti i cittadini. Sono questi i miei bonifici e pagamenti effettuati nel corso degli anni, stabilito in un regolare contratto. Soldi veri al Comune di Pedina! Ringrazio i miei colleghi Gianni Mio, Gianni, e la sua famiglia, che ci hanno permesso di consolidare in un clima pacifico e collaborativo questo gruppo eccezionale che dell'umiltà fa il comune denominante. Permettetemi inoltre di ringraziare i miei figli, la mia compagna Chiara e la mia famiglia, che hanno sempre creduto in me. Perciò stavolta facete i bravi, votate e fate votare la lista numero 2, Pasquale Marchese. Buonasera a tutti. Cari concittadini, grazie a tutti quanti per essere qui stasera. Ho appuntato alcune cose che ritengo cavalcare questa sera. Forse qualcuno dirà che vuole cavalcare. Vabbè, diciamola sta cosa. Ci ritroviamo qua dopo 5 anni, sono passati 5 anni dell'ultima volta. Per me è stata una bella esperienza, sia la volta scorsa che questa qua. Mi sono messo in gioco, anche con tante difficoltà, perché l'ho detto a Gianni, e non solo, sono preso gli impegni. Però alla fine non ho saputo dire di no. Non ho saputo dire di no per un semplice motivo, perché ad un amico bisogna porgere una mano, va dato una mano. Chi crede nell'amicizia vera? Poi ci sono tante persone che possono pensarla come vogliono, ognuno è libero di fare le proprie scelte e io condivido anche quelle scelte. Sono un pochino invecchiato. Questo sì, senza dubbio lo sono. Sono invecchiato, penso diversamente, penso al benessere del paese, penso al benessere di ogni singolo cittadino, penso che il paese debba essere il fiore all'occhiello dei Monti Alburni, e lo si potrebbe fare, basterebbe la volontà di tutti quanti noi. Un pensiero, e questo ve lo chiedo con cuore, da quanti in questi ultimi anni, in questi ultimi 5 anni, hanno lasciato questo mondo, e mi riferisco a persone giovanissime, meno giovani,
che non è stato possibile, alcuni di loro non hanno avuto la possibilità di poter vedere e realizzare i propri progetti. Progetti di vita che ognuno di noi sogna ed ha nel proprio cassetto. Vedere i figli crescere, educarli, sposarli, invecchiare. E non solo ai nostri cari. Un'altra cosa tengo a ribadire, perché forse non l'ho fatto nel momento opportuno. Non voglio essere retorico perché non serve a niente, forse qualcuno lo dirà, ma non importa questo. Voglio ringraziare tutta la cittadinanza per il momento che hanno voluto omaggiare mia madre durante il suo decesso. Sono contento di questo. Un saluto, un altro pensiero importante va alle vittime del coronavirus. Questo invisibile esserino, così subito, ha saputo distruggere l'intero pianeta. Ci ha messo in difficoltà l'intero pianeta. Non lo si pensava mai che si potesse pensare, cioè si poteva, che un essere così invisibile poteva creare tanti problemi. Ci ha proibito della vicinanza che eravamo abituati, ci ha proibito tante cose. Il lockdown ci ha fatto riflettere, abbiamo dovuto sopportare anche questo. Non si pensava mai che potesse succedere una cosa del genere nell'era del 2020. Un altro pensiero va alle vittime della guerra. E questo nemmeno ce l'aspettavamo che potesse succedere. Le vittime di Bucha, dove i bambini vengono stuprati, uccisi, donne e intere famiglie anche. E io mi chiedo, e chiedo a questa pubblica piazza, qual è il vero senso della vita quando si arriva a tutto ciò? Si arriva a tutto ciò per il potere. Io il potere lo voglio guardare da lontano, perché c'è la possibilità che mi posso bruciare. Con il potere, persone, monarchie intere, il nazionalismo, il cosiddetto nazionalismo, hanno pagato la vita. E voglio ricordare alcuni per imporre il proprio potere e la sopraffazione sulla povera gente. Meno male che la gente poi, quando è arrivata al culmine della sopportazione, si sa anche ribellare. E mi rivolgo alla rivoluzione di ottobre, è la rivoluzione della Russia socialistica, dallo zar, tra bolscevichi e bolscevichi. Voglio ricordare anche la fine che fece qualche altro dittatore italiano. Lui, Mussolini, la Petacci, dove agli altri era, a loro non era proibito nulla, ma agli altri invece sì.
altri la fila che ha fatto Gheddafi, Saddam Hussein, Ceausescu, e ne posso raccontare ancora tanti. Però il mondo piano piano si risolleva anche da queste sofferenze. Meno male che c'è la forza di volontà per andare avanti. Voglio dire un grazie, ringrazio, ma veramente ringrazio con cuore Dio. Ringrazio Dio per essere nato in un paese democratico, libero, dove ho la possibilità di poter esprimere appieno le mie idee, senza offendere nessuno. Questo è la cosa più bella, senza offendere nessuno. Ho dimenticato una cosa, però me la dovete lasciar passare questa cosa, preso dall'emozione, preso da tante cose. Volevo fare un minuto di silenzio per le tante vittime e per i nostri cari che ci hanno lasciato nell'arco di questi 5 anni. Se non è una cosa grave che ho detto, penso che la possiamo fare. Chiedo un minuto di silenzio. Voglio sapere chi mi cronometra. Voglio fare un applauso. Lo potete fare anche quelli che ci vogliono contro. Lo possono fare benissimo anche quelli che ci vogliono contro. Che non è un male. Per ricordo delle nostre vittime, dei nostri morti. Mi chiedono di chiudere, però io devo andare avanti, altrimenti... No, devo andare avanti. Ho avuto la possibilità di parlare. Voglio dire solo una cosa, in questi ultimi 30 anni si sono consumati fiumi di parole, chili di inchiostro. Una volta c'era il balcone di zia Maria, adesso hanno fatto il pappo da qualche anno. Io penso una cosa, che molti nostri cari oggi ci diranno: ma quante minchiate stanno dicendo questo? Ma veramente quante minchiate stronzate? Quando l'essenza, il vero senso della vita è ben altro, è ben altro. Il senso della vita non è la vita ambientale del potere, ma è quello che sentiamo dentro di noi. Non è la casa, il lavoro, il benessere, ma è quello che sentiamo dentro di noi. Hanno fatto tante di quelle promesse, sono state fatte tante di quelle promesse, e qualcuna la voglio citare questa sera. Mai mantenute, quasi mai mantenute. Chi voleva fare la fabbrica delle cravatte, chi voleva fare la fabbrica dei bottoni? Se non è vero, me lo potete dire. Io sono a confronto con tutti, Se qualcuno non ha capito o non mi sono espresso bene, può chiedermi, che do delle delucidazioni. Lo spopolamento, si è parlato tanto dello spopolamento, un fenomeno che accomuna un po' tutte le aree interne dei Monti Alburni,
Noi forse ci salviamo un pochino rispetto a tanti ai paesi che sono al dorsale dei Monti Alburni, che danno sul Cilento, no? Noi forse ci salviamo, ma grazie soprattutto all'autostrada, che con l'autostrada siamo capaci, possiamo raggiungere centri a noi vicino in ben poco tempo. Le aree interne soffrono questa cosa dello spopolamento, però nemmeno a me farebbe piacere tantissimo che tutti i giovani rimarressero nel loro paese natale. Ma non è possibile, perché nemmeno possiamo impedire loro il loro futuro. Cioè, uno decide di andare a vivere in Australia, per quale motivo non lo dobbiamo fare? Non lo dobbiamo aiutare ad andare via? E dobbiamo allo stesso tempo aiutare chi è che vuole investire in questo paese. Le attività, è un esempio lo è stato poc'anzi, lo è una realtà che dà lavoro, la ditta Marchese, la ditta Manzi, aiutatemi a dire qualche altra ditta perché in questo momento non me ne vengo. Tutte queste persone vanno aiutate perché sono fonte di ricchezza, sono fonte di ricchezza. Dove c'è il lavoro sicuro, c'è il benessere del singolo, non del singolo soggetto, ma della collettività. Perché se gira la moneta, gira il benessere sociale. La famiglia va aiutata, la famiglia va sostenuta, perché se la famiglia viene sostenuta, ci sono anche le nascite, e se ci sono le nascite c'è il consumo, c'è la scuola, ci sono professori che insegnano e trovano lavoro, e non solo, ci sono tante figure che girano così. Devo stringermi perché sennò mi allungo. Allora, per quanto riguarda i giovani, devo dire una cosa: il mercato oggi chiede sempre più giovani competitivi, capaci, con corsi di formazione. È questo che dovete fare, dovete essere competitivi. Competitivi per dare il meglio di voi stessi, se veramente volete realizzare qualcosa nella vita. Essere competitivi. Partecipi, presenti, umili, non arroganti, che non serve a niente e non porta da nessuna parte questa cosa. Poi voglio dire un'altra cosa, mi fermo perché poi forse proseguirò quando c'è la chiusura della campagna elettorale. Però questa cosa la devo dire. Questa cosa va detta, la casa di riposo qui. 5 anni fa, in mano a noi, come si suol dire, si spense il cerino, o micciariello, diciamo così, perché c'era, prima che noi salissimo alla casa comunale, c'era un contenzioso tra il comune e la casa di riposo. Dopo aver pianto con Gianni Zito ed esserci, e anche la vecchia minoranza, grazie per il vocabolo, a volte la mente fa brutti screzzi. Di comune accordo si cercò con tutti i mezzi e con tutte le forze di far aprire il centro casa di riposo Lucrezia.
accordando, non voglio dire l'importo perché non ricordo bene, accordando al signor, dimmi il nome perché non me lo ricordo, il signore proprietario della casa di riposo, come si chiama? Attanasio, mi ricorreggono perché poi un impegno di spesa gli furono accordati. Alcuni ebbero a dire tante di quelle cose, questo, quello, qua si deve chiudere, che deve fare? Invece io ne sono contentissimo, non solo io, sia il candidato a sindaco e sia anche la minoranza era contentissimo di questa cosa. Ma sa perché siamo contenti? Perché ha dato lavoro, non so quante persone ci sono che ci lavorano, forse 10 persone, non so, chi me lo può dire, perché non è che mi vado a contare le persone che lavorano, sono contento, perché queste 10 persone sono autonome, quantomeno hanno un'indipendenza economica propria, e non solo, hanno la possibilità di spendere soldini nelle attività commerciali che ci sono a Pedina. Quindi non va visto solo un fattore di impegno riguardo al singolo soggetto, ma all'economia circolare. La signora scende, va da Peppino a fare la spesa, va dal ragioniere a fare la spesa, va da Saporiglia a fare la spesa e tirano avanti la famiglia. Questo è stato la nostra forza, è stato veramente la nostra forza. L'abbiamo voluto con il cuore, forse qualcuno non lo sa o non ci ha pensato quando ha iniziato a rilavorare nella casa di famiglia. Solo questo voglio dire, avere un pochino di rispetto per le persone che a volte si impegnano per gli interessi degli altri. E poi anni applaudire, se non mi fa piacere, non applaudire. Grazie e buonasera. E quello che vi chiedo, il 12 giugno, votate. Votate la lista numero 2, Uniti per Pedina. Grazie. Ho lasciato alcune cose che continuerò a dire venerdì, se vorranno farmi parlare. Grazie. Il 2017 mi ha visto per la prima volta affacciarmi alla vita politica. Mondo della politica non nuovo per me, visto che l'ho vissuto indirettamente tante altre volte con la candidatura di mio padre, modello di politica corretta e disinteressata. Nonostante i miei voti, e parlo di numeri e non di persone che mi hanno scelto, accordandomi la loro fiducia e che ringrazio pubblicamente, non avrei avuto la possibilità di far parte della macchina amministrativa che tanto mi affascinava e mi affascina tutt'oggi. Tale opportunità però mi è stata data da Gianni con le sue dimissioni e per questo ci tengo a ringraziarlo davanti a tutti voi. Sebbene sia stato attaccato per questo gesto, pochi ne hanno compreso il valore. Innanzitutto ci tengo a sottolineare, a differenza di quanto pensano in tanti, quanto poco si è attaccato alla poltrona e poi quanto sia stato generoso. Chi altro l'avrebbe fatto? Siamo stati accusati di essere una minoranza assente, ma fare la minoranza non è facile. Essere controllori di un lavoro fatto da altri, un lavoro che non sempre condividi e accetti e che non hai la possibilità di evitare o cambiare. Hanno cercato di coprirci in tutti i modi con il mantello invisibile di Harry Potter. Infatti, ci tengo a dire
che nonostante la nostra disponibilità non sono stati accettati accordi o collaborazioni di nessun genere e nessuna risposta è stata mai stata data alle nostre interrogazioni. Una mancanza di rispetto e un gesto di arroganza non tanto verso di noi, ma verso tutti i pietinesi. Il nostro senso di responsabilità e amore verso il Paese ci ha fatto desistere da ricorrere alle istituzioni preposte, ma di certo non ci hanno mai messo a tacere, neanche quando, facendo un vero e proprio terrorismo mediatico e politico, ci hanno denunciato per i manifesti in cui mettevamo in luce la mala politica della loro amministrazione. Tutto questo mi è servito insegnandomi quello che politicamente non voglio mai diventare. Ed eccomi di nuovo qui, con ancora più determinazione e consapevolezza di 5 anni fa. Io non posso promettere niente, oltre il mio impegno costante e la mia disponibilità, come ho dimostrato in questi 5 anni, nei confronti di qualsiasi persona che si è rivolta a me. E come già ho dimostrato anche in passato, nella Proloco, di cui per ben 15 anni ho fatto parte. Proloco, badate bene, già esistente e attiva allora e non creata da questa amministrazione come si vuol far credere. Proprio alla luce della mia esperienza passata, conosco il valore e la passione che animano le tante associazioni di Pedina e farò di tutto per sostenerle. Il mio sarà un impegno rivolto ai beni di tutti e non di pochi, che guardi con speranza e di speranza ai giovani, come le mie figlie, che con tanta passione e perseveranza partecipano alla vita sociale del Paese. Infatti, anche se indirettamente, vivi i problemi dei giovani e so cosa significa essere costretti e stare lontano per lavoro e per studio. Mi impegnerò infine a considerare qualsiasi proposta pur distante dal mio modo di vedere le cose, valutandone la fattibilità e realizzandole laddove è possibile, a differenza di quanto fatto dalla vostra amministrazione. Tutto è solo per il bene di Pedina. Faccio mio e non me ne voglia il motto di un giovane pedinese: Pedina è la mia regina e io sono il suo re. Sante parole. Vorrei concludere il mio intervento con un buon esempio della storia, perché la storia è maestra di vita. Marco Aurelio, ricordato come uno tra gli imperatori più giusti e più buoni, parlando con se stesso diceva: dal mattino comincia a dire a te stesso: mi capiterà di incontrare un curioso, un ingrato, un prepotente, un imbroglione, un invidioso, un asociale. Tutti questi vizi derivano dalla loro ignoranza del bene e del male. Ma io, che ho osservato che la natura del bene è bella e quella del male brutta, e che la stessa natura di chi sbaglia è quella di uno come me, non posso arrabbiarmi e quindi odiarlo. Siamo nati infatti per collaborare, con i piedi, le palpebre, le file dei denti superiori e inferiori. E dunque contro natura contrastarsi reciprocamente e irritarsi e detestarsi significa proprio contrastarsi. Questo è quanto pensava Marco Aurelio nella Roma del secondo secolo d.C., sotto un regime assolutistico, lontano dalla libertas repubblicana. La libertà. Eppure mi sembra come se allora venissero rispettati i valori che oggi sembrano quasi essere negati. Non si può parlare di bene per la comunità finché non si riconosce che il male di uno è il male dell'altro. Il bene, infatti, non è tale se non è condiviso. Bisogna impegnarsi a non rendere la cattiveria una moda, perché sputare il proprio male sulle altre persone non ti rende più forte, ma soltanto più ignorante. E ti allontana non quanto membro di un gruppo, ma quanto cittadino. Perché per essere cortesi e corretti ci vuole coraggio, e di veri coraggiosi, diciamoli, ce ne sono davvero pochi nella realtà in cui viviamo. Sono infatti fermamente convinta che la correttezza e la collaborazione siano le armi più potenti di tutte, e qualunque sia la sfida da affrontare e il suo esito, la vittoria sarà sempre di coloro che avranno il coraggio di usarle.
Votate e fate votare la lista numero 2 Uniti per Pedina. Nuovamente un grazie per la vostra partecipazione e vi invito pure io a votare il 12 giugno a lista numero 2 Uniti per Pedina. Grazie e buona serata.